Ascoltiamo innanzitutto la parola del Signore, ascoltiamo il Vangelo. Come sapete, siamo sempre nel capitolo 13 di Giovanni e ricordiamo brevemente le puntate precedenti. Siamo durante l'ultima cena, Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, ha lavato i piedi anche a Giuda e poi ha dato quel boccone a Giuda: quel che devi fare, fallo presto. E Giuda esce, uscì ed era notte. Ecco allora che in questo momento l'Evangelista ci racconta poi quello che succede dopo che Giuda è uscito. Dalla lettura del Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterà il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. Parola del Signore. Ora, ecco, siamo durante l'ultima cena e è appena uscito Giuda. E Gesù, così racconta Giovanni, proclama questa parola. Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. Il verbo doxazein, glorificare, ritorna parecchie volte in questi versetti. Quattro volte, uno dopo l'altro. Sembra quasi uno scioglilingua. Il Figlio dell'uomo è stato glorificato, Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà cinque volte. Da parte sua lo glorificherà subito. Ora, glorificare, cosa vuol dire glorificare? Gloria. Ricordiamoci che il Figlio dell'uomo non era stato ancora glorificato. Così dice nel capitolo terzo l'Evangelista, scusate, secondo, l'Evangelista Giovanni, quando si parla della purificazione del Tempio da parte di Gesù. E appunto la glorificazione di Gesù quindi per Giovanni indica tutta la dinamica della Pasqua. Il Figlio dell'uomo è stato glorificato, ma in realtà Gesù dal tradimento di Giuda non incontra immediatamente la glorificazione, bensì incontra l'umiliazione. Quindi Giuda esce per tradire Gesù. Gesù lo sa. E allora può sembrare un po' un paradosso, no? Cioè, come il Figlio dell'uomo è stato glorificato? In che senso? Gesù sa che sta per essere consegnato ai suoi nemici e che Giuda è uscito per tradirlo, per consegnarlo, ma Gesù sa anche che questa è la via che lo porterà alla pienezza della glorificazione. Usa un passato qua, è stato glorificato, perché con l'uscita di Giuda e con il tradimento di Giuda siamo nell'ora, siamo nella Pasqua,
Siamo nel momento in cui Gesù consegna la sua vita. E allora Gesù di questo è pienamente consapevole. Ed è per questo che dice che il Figlio dell'uomo è stato glorificato. Tra l'altro, ancora una volta, ritroviamo questo termine, il Figlio dell'uomo, che è presente in tutti i Vangeli. Ed è un termine con cui Gesù allude alla sua identità misteriosa. Quindi al tempo stesso l'essere veramente uomo, l'essere veramente Dio. Anzi, nel libro di Daniele, uno simile a un figlio d'uomo, di per sé è una persona divina, ok? Quindi non vuol dire semplicemente un uomo, anche se in Ezechiele il profeta è apostrofato da Dio, figlio dell'uomo, ma qui soprattutto sullo sfondo c'è Daniele e quindi l'identità divina di Gesù, che però paradossalmente si manifesta soprattutto nel suo abbassamento. Quindi il figlio dell'uomo è stato glorificato perché Gesù, da Giuda che c'è per tradirlo, viene consegnato al suo destino di morte e di resurrezione. E Dio è stato glorificato in lui, perché appunto con la glorificazione del Figlio di Dio si realizza pienamente il disegno del Padre. La gloria del Padre si manifesterà nel dono del Figlio. Dio ha tanto amato il mondo da mandare nel mondo suo Figlio, non per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. E quindi la gloria paradossale è la gloria della croce. Non è un caso che nella liturgia, l'abbiamo detto anche nella nostra liturgia ambrosiana domenica scorsa, regnavit aligno Deus, dal legno della croce regna il Figlio di Dio. L'abbiamo cantato come salmo responsoriale domenica, no? Ed è una frase del Vexilla Regis, quell'inno che canta la croce di Cristo come vessillo del re. Regnavit aligno Deus, Dio regna dal legno. Ecco perché Dio è stato glorificato in lui. Si allude a questo mistero grande, che è il mistero della morte e della resurrezione di Gesù. Però ecco che se Dio è stato glorificato in lui, e quindi nell'obbedienza del Figlio si manifesta la gloria del Padre, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Probabilmente in questa glorificazione subito del Figlio c'è da alludere, da comprendere probabilmente, il riferimento alla resurrezione. Alla resurrezione, al fatto che subito, da lì a poco. Anche al fatto che siederà alla sua destra. Certo, però gli passerà ancora un pochino di tempo, il tempo che rimane Gesù. Però certo, in confronto all'eternità dei secoli, quei 3 giorni o quei 40 giorni sono chiaramente un'inezia. Ecco quindi perché forse si può leggere questo, lo glorificherà e lo glorificherà subito, come un riferimento, precisamente, all'innalzamento del Figlio dell'uomo, che non termina chiaramente con l'innalzamento sulla croce, ma con la sua risurrezione, quindi ritorno alla vita, e poi con il suo salire al cielo e quindi l'essere pienamente glorificato. Anche se Giovanni ha una visione più unitaria, mentre la teologia lucana sottolinea maggiormente la scansione cronologica, la distinzione, Giovanni invece sottolinea di più che la risurrezione è la glorificazione, ma la glorificazione è già dentro nella morte, nel contrario, in ciò che è apparentemente il contrario. Il fatto che il Figlio di Dio si consegna come inerme, come re di burla, ma è veramente il re, il re. Ecco allora, figlioli, ancora per poco sono con voi. Gesù dice, chiama figlioli, questa espressione paideato, vuol dire ragazzini, figlioli, è un'espressione che dice molto l'affetto di Gesù. Si troverà anche in Giovanni 21. Figlioli, avete qualcosa da mangiare? Quindi dice molto l'affetto di Gesù per i suoi discepoli. Un affetto che è paterno. E in questa paternità di Cristo nei confronti dei suoi discepoli vediamo rivelarsi, ancora una volta, Gesù come rivelatore del Padre. Quindi c'è un amore grande, è una parola che dice un'intimità, un'amicizia e anche un amore straordinario, di grande vicinanza,
affettiva e di dono totale. E in questo ancora per poco sono con voi, lo ritroveremo poi nel discorso. Questo passaggio, questi 8 versetti che chiudono il capitolo 13, hanno in realtà la caratteristica di essere in qualche modo anche una specie di introduzione generale a tutti i capitoli che seguono, perché le tematiche che qua vediamo appena appena accennate, poi nei capitoli 14, 15, 16 e anche nella preghiera del capitolo 17 verranno più volte riprese. Ora, non interessa a noi, nel nostro percorso di lettura pregata, di lezione divina, approfondire le questioni che gli esegeti hanno studiate lungo e largo, assai complesse, del come sono nati questi capitoli. È una cosa che, su cui hanno scritto una fila di libri, ma chiaramente a noi non interessa, anche se sono questioni molto complesse e interessanti, no? Perché ci sono comunque dei passaggi, delle ripetizioni, delle cose. Già accennavo la volta scorsa, di questo in maniera molto telegrafica, che certamente c'è stato probabilmente un percorso anche di crescita, la memoria spirituale, cioè illuminata dallo Spirito Santo di Giovanni stesso, grazie all'esperienza di Chiesa e alla crescita della Chiesa tramite l'annuncio evangelico, gli hanno permesso di comprendere più in profondità quelle parole di Gesù che ricordava con venerazione. E quando Giovanni le dice, le detta, le fa scrivere ai suoi discepoli, sono già parole illuminate e interpretate. Ecco allora perché si trovano alcune ripetizioni. Forse Giovanni stesso le avrebbe più volte ripetute, i suoi discepoli conservando le sue parole le hanno poi messe insieme senza perdere neanche una, perché era la parola dell'Apostolo. Ravasi dice, commentando questo capitolo, che non è Gesù non disse queste parole allora durante l'ultima cena, le ha poi rielaborate e a suo modo, c'è cioè il suo stile dopo, e infatti questo è proprio un inizio che continua poi per 3 capitoli. Sì, sì. Ma c'è poi un punto in cui Gesù dice ti do la mia pace, andiamo, e invece continua a parlare per altri capitoli. Sì. Ci sono delle cesure abbastanza notevoli che fanno capire la natura composita di questo discorso, che però, pur essendo composito, ha la sua coerenza, perché è una coerenza data proprio dal redattore finale, che sia lo stesso Giovanni, che sia un discepolo, che l'abbia fatto con la supervisione oppure, e non lo sappiamo. E probabilmente lo scopriremo in paradiso, ecco, perché non abbiamo nessuna fonte che ci permetta di sapere questa cosa. Però quello che è chiaro è che noi in tanti passaggi di questo discorso, soprattutto nei capitoli successivi, pare d'avere davanti a noi non semplicemente il Cristo che sta andando a morire per noi, ma in qualche modo il Cristo già glorificato. E questo, in alcuni passaggi, si ha proprio l'impressione di un discorso che non è solo un discorso fatto quel giorno lì durante l'ultima cena nel cenacolo, ma in qualche modo un discorso che Gesù già ci rivolge dal cielo. E per certi versi questa impressione in realtà è proprio quella giusta, perché quando noi leggiamo i Vangeli non leggiamo le memorie storiche di un grande personaggio del passato, ma leggiamo la parola vivente di Cristo che ci parla. Ed è proprio in questa consapevolezza che l'Evangelista ha scritto quello che ricordava, nel senso più etimologico del ricordo, nel portare nel cuore, no? Quindi c'è dentro una vivacità, una forza di queste parole che non diminuisce, ma che diventa ancora più forte nella misura in cui la comprendiamo come parola del Cristo già glorificato, già vivente. E qui, quando ricordiamoci sempre che quando queste parole vengono scritte, Gesù è già risorto, Gesù è già in cielo, lo Spirito Santo è già stato donato, e quindi gli Apostoli, e Giovanni stesso, le scrive con questa consapevolezza della presenza dello Spirito del Risorto e nella potenza dello Spirito del Risorto. E quindi con questa consapevolezza che noi leggiamo, è Gesù che ci sta parlando anche noi oggi. Questo è importante. Quindi, figlioli, ancora per poco sono con voi. Il poco è da riferire chiaramente al poco tempo della cena, ma forse anche al poco tempo che Gesù risorto poi ha trascorso. Luca parla di 40 giorni, Giovanni non dà numeri, però parla di 3 apparizioni del risorto, quindi un tempo
comunque esiguo, con il quale il Signore è rimasto con i suoi discepoli e poi è salito al cielo. Quindi questo poco è qui. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Questa affermazione, voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, in effetti, se voi il lettore del Vangelo di Giovanni dovrebbe ricordare a questo punto, a capitolo 13, che per ben due volte Gesù ha detto ai giudei che non possono seguirlo. Lo rileggo perché sono brani che non si leggono quasi mai in chiesa, allora è utile risentire questo preannuncio, no? Perché Gesù aveva detto nel capitolo 7, ancora per poco tempo sono con voi, poi vado da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io, voi non potete venire. Lo dice ai giudei. Siamo al capitolo 7, durante le controverse e discussioni che sono nate sulla persona di Gesù durante la festa delle capanne. E dissero tra loro i giudei: dove sta per andare costui che non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci e insegnerà ai greci? Che discorso è quello che ha fatto? Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io non potete venire? Non capiscono. Il malinteso, che è uno dei temi di fraintendimento, Giovanni spesso lo usa. Gesù dice una cosa e i giudei non capiscono. Ma in questo caso Gesù dice una cosa e anche durante l'ultima cena anche i discepoli non capiscono. E un altro passo molto simile si trova anche nel capitolo 8, sempre nello stesso contesto, in cui appunto si parla dell'andare di Gesù, e Gesù dice: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Il versetto 21 del capitolo 8, mentre quello del prima 7:33: dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: vuole forse uccidersi, dal momento che dice dove vado io, voi non potete venire? Gesù quindi, nel Vangelo di Giovanni, cita se stesso. Queste due volte in cui dice ai giudei: dove vado io, voi non potete venire. Il verbo andare, che per sembrare abbastanza semplice, normale, in tutte le lingue è un verbo molto usuale, e però in Giovanni assume questa sfumatura molto importante del andare al Padre. E tra l'altro questo più pago, c'è dentro la sfumatura del più po' su. Allora, Gesù quindi dice: dove vado io, voi non potete venire. Dove va Gesù? Gesù va al Padre, evidentemente. Noi lo comprendiamo. Non è così scontato per i discepoli. E in questo andare Gesù al Padre, però, Gesù sta alludendo al suo cammino di croce. Quindi sta andando Gesù, sta andando a morire per noi. Sta andando a dare la vita per noi sulla croce. Sta andando a offrirsi in sacrificio per la nostra salvezza. Quindi Gesù questo intende, e voi non potete venire. Gesù infatti sa che offrirà la sua vita da solo. E lo sa benissimo e farà anche così. Già accennavo la volta scorsa il fatto che durante l'arresto di Giovanni, Gesù, sono io, ricordate, no? La potenza, cado, non lo prendo. Vi ho detto che sono io, se cercate me, lasciate che questi vadano. E quindi Gesù che salva i suoi discepoli, che volontariamente offre la sua vita per noi, per salvarci. Ecco, allora vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni gli altri. Proprio al centro di questa pericope, questo brano che è incluso, no, tra il dire ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e il preannuncio del rinnegamento fatto a Pietro, ecco che Giovanni pone sulle labbra di Gesù il comandamento nuovo dell'amore. Verrà ripreso varie volte nel discorso e potremmo dire che in qualche modo è uno dei fil rouge che attraversano tutto il discorso di Gesù durante l'ultima cena: l'amore, il comandamento nuovo dell'amore.
e è qui al centro perché emerga il collegamento profondo che esiste tra l'andare di Gesù e il lasciare il suo comandamento. Non sono due cose messe così affiancate che non c'entrano, bensì l'amare di Gesù, Gesù lo fa perché ama il Padre, più avanti lo dice, no? Perché il mondo sappia che io amo il Padre. Gesù offre la sua vita perché ama il Padre, perché ci ama. E nel suo dare la vita ci insegna la strada dell'amore, la lavanda dei piedi. E questa reciprocità era già emersa prima, no? Lavatevi i piedi gli uni gli altri. In questo caso, amatevi gli uni gli altri. Il rapporto è molto chiaro. E però, appunto, il comandamento nuovo. C'è una riflessione molto bella di Sant'Agostino che mi piace riprendere, perché Sant'Agostino dice, beh, ma perché Gesù parla di un comandamento nuovo? Quando di per sé il comandamento dell'ama il prossimo tuo come te stesso era già scritto nella legge, e non in Giovanni, ma nei sinottici lo leggiamo, no? Gesù più volte lo dice, lo raccomanda, come il comandamento secondo, simile al primo, e il primo comandamento ama Dio con tutto il cuore. Dunque, che differenza c'è? Che differenza c'è? Ora, mi sembra bello riprendere un passo di Agostino che commenta questo brano. Dice, ma perché il Signore chiama nuovo un comandamento che appare essere così antico, perché c'era già nella legge di Mosè? Che senso ha? È un comandamento nuovo? In che senso? E lui dice, nel senso che ci spoglia del vecchio uomo per fare di noi uomini nuovi? E Agostino dice sì, rinnova chi lo ascolta, ma non con un amore qualsiasi, non con l'amore dei genitori per i figli, non con l'amore del marito e della moglie, non con l'amore degli amici, non poi, dice Agostino, con l'amore colpevole degli adulti, delle adultere, delle prostitute, no, no, dice, questo è un comandamento nuovo perché rinnova secondo l'amore di Cristo. E dice ancora, Cristo ci ha dato dunque un nuovo comandamento, nel senso che ci ha detto di amarci l'un l'altro come Egli ci ha amati. Quindi l'amore di Gesù è questo amore che ci rinnova affinché diventiamo uomini nuovi, eredi della nuova alleanza, Nuovo Testamento, cantori di un nuovo cantico. Questo amore, fratelli, ha rinnovato anche i giusti dei tempi antichi e ora rinnova tutte le genti. Quindi è l'amore che non era ancora stato rivelato. È Gesù che lo rivela. Anche se il comandamento dell'amore c'era già, ma la sua pienezza, la sua verità non era ancora stata rivelata. È Gesù che la rivela, donando la vita per noi sull'altare della croce. Ed ecco allora che il comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Giustamente un commentatore diceva che il come di Giovanni fanno tremare i polsi, perché è l'amore di Gesù. E è chiaro che questo amore non riposa sulla volontà umana, ma sulla grazia di Dio. Quindi ancora dice Agostino, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, ma non come si amano quelli che cercano la corruzione, né come si amano gli uomini in quanto hanno la stessa natura umana, ma come si amano coloro che sono dei e figli dell'Altissimo e che mirano a divenire fratelli dell'unico figlio suo, che si amano a vicenda dell'amore del quale Egli ci ha amati, che li porterà a giungere a quella meta dove Egli sazierà tutti i loro desideri nell'abbondanza di tutte le delizie. Quindi è un amore che ci apre all'amore di Dio, alla carità perfetta, all'abbraccio dell'eternità. Ecco perché l'amore è forte come la morte, anzi di più. È l'amore di Gesù. È chiaro che Gesù ci comanda questo amore che è il suo amore, e comandandolo, ma lo ritroveremo più volte nel discorso, ce lo dona. Gesù ha lavato i piedi dei suoi discepoli e solo adesso che l'empio, che il traditore è uscito,
dà questo comandamento nuovo. Non l'ha dato prima, perché c'era ancora Giuda, c'era ancora il traditore, c'era ancora l'impurità. Ora egli è uscito, e allora a coloro che sono destinati ad essere puri, e voi siete puri ma non tutti, ecco che Gesù dà il comandamento nuovo dell'amore. E quindi è chiaro che questo è un passo straordinario, e appunto non crediate, dice ancora Agostino, questo è un discorso bellissimo, il discorso 65esimo. Agostino è veramente il grande dottore, doctor caritatis, è stato definito, no? Doctor grazie, il dottore che ha insegnato la grandezza della grazia di Dio. Però dice ancora che, ma dicendo amatevi gli uni gli altri, forse che si dimentica di comandare di amare Dio. In effetti il focus di Giovanni dice solo amatevi gli uni gli altri, come se non centrasse. E invece, per chi bene intende, ciascuno dei due comandamenti si ritrova nell'altro. Infatti, chi ama Dio non può disprezzare Dio stesso quando egli gli ordina di amare il prossimo. E colui che ama il prossimo un amore spirituale, chi ama in lui se non Dio? Amare il prossimo con amore divino vuol dire amare il prossimo Dio. E allora, in questo modo, in questo amore che viene dal cielo, in questo amore donato da Cristo, in questo amore che è veramente frutto della grazia e non della propria carnalità, della propria secolarità, ma un dono che viene appunto dal cielo, allora c'è dentro l'amore di Dio, perché il figlio dell'uomo è stato glorificato. E quindi è proprio l'amore che viene da Cristo che dà la vita per noi, è l'amore del crocifisso, è l'amore perfetto che noi possiamo solo ricevere, ma che noi possiamo, sia pure imperfettamente, vivere, se ci amiamo a questo amore che ci rinnova. Quindi è un passo molto bello questo, che come già dicevo, ma ci torneremo tanto, viene poi, introduce tutta la parte del discorso, che leggeremo in particolare in capitolo 15, rimanete nel mio amore, che ci permette poi di entrare ancora più in profondità nel mistero dell'amore che è Dio stesso, ed è il mistero di Dio, Trinità d'amore. Quindi è un passo di una profondità straordinaria. Eppure, questa è la cosa bella di Giovanni, altezza mistica che è unita però alla concretezza. Amatevi gli uni gli altri. Aggiunge, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Quindi l'amore, l'amore, carità, l'amore, purezza, vissuto anzitutto nella comunità. Capite quanto è impegnativo il comandamento di Gesù, quanto è necessario, che quanta conversione ci crea, quanta conversione ci chiede, perché tante volte noi nella comunità cristiana, sì, se già ci rispettiamo è già una buona cosa. Eppure il Signore non chiede semplicemente di cercare di trattarvi bene, di rispettarvi, amatevi gli uni gli altri. È un comandamento che è molto impegnativo, ma nella misura in cui lasciamo che sia il Signore a convertirci, che sia Lui ad amarci, allora comprendiamo anche la necessità di una profonda purificazione che ci porta a quel lavarci i piedi degli altri, a quel servizio reciproco che è il segno più bello della presenza di Dio. E occorre sempre ricordarci che la vera ricchezza di una chiesa è la ricchezza dell'amore, e che una chiesa è spenta e non è più missionaria quando non c'è più l'amore. Quindi questo è l'amore di Dio, l'amore del prossimo, e qui è il punto fondamentale su cui siamo chiamati davvero a convertirci, cambiare vita e a vivere l'amore. Quindi l'esame di coscienza che nasce da questa parola così preziosa e così bella è profondo, no? Perché ci chiediamo, sì, ma veramente io amo i miei fratelli della mia comunità,
vivo l'amore cristiano a partire dalla mia famiglia oppure no? Capite quanto è profondo, no? Ovviamente non l'ho detto, ma lo ripeto, è chiaramente il verbo che ritorna qua è sempre il verbo agapao, quindi c'è appunto questo verbo dell'amore gratuito, ed è quello che usa sempre Giovanni, no? L'amore gratuito è l'amore che non guarda contraccambio, l'amore che si dona, ma al tempo stesso che deve essere reciproco, perché dice così Amat, da questo tutti sapranno che avete amore in me, che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri. Ancora qui avete amore tradotto, ma di per sé serve ancora solo verbo, se vi amerete gli uni gli altri. E con un'inclusione che lascia al centro di questo breve brano proprio questo comandamento nuovo dell'amore, Pietro torna alla domanda di prima: Signore, dove vai? In effetti Gesù ha detto: dove vado io non potete seguirmi. Signore, dove vai? Quindi, Domine quo vadis? Questa è la domanda in latino. E Gesù che risponde, come aveva risposto, l'abbiamo letto poc'anzi, nel capitolo 7, 8 ai Giudei: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, ma mi seguirai più tardi. E in questo, chiaramente, c'è ancora una volta il fatto che Gesù annuncia il suo andare solo, incontro al sacrificio della croce. Va. E anche il suo andare solo, perché lui solo può andare al Padre, aprendoci la via per andare al Padre. Solo lui lo può andare, nessun altro, non v'è nessuno che possa andare al Padre se non Cristo. E lo dirà più avanti: io sono la via. Quindi è lui stesso che è la via che apre la strada per andare al Padre. E se non fosse tornato Cristo al Padre, nessun uomo potrebbe andare al Padre, perché lui solo, in quanto vero uomo e vero Dio, è la via che apre la strada per giungere al Padre. E però, chiaramente, Simon Pietro non capisce. Chiaramente in questo mi seguirai più tardi, c'è un eco, lo ritroveremo nel capitolo 21, di quella che sarà la sorte di Pietro. Mi seguirà più tardi è un riferimento al martirio. Non è un caso che forse a partire da questo testo, o anche a partire da altri, però anche collegandosi ad altre tradizioni, c'è il famoso episodio nella Passione di Pietro, no? Del Domine quo vadis. Tutti lo ricordate, suppongo, no? C'è anche a Roma una chiesetta chiamata Domine quo vadis. Hanno fatto anche il film, già che vivo, certo, quo vadis, famosissimo, no? Per adesso ricordo solo l'episodio perché magari non si ricorda bene l'episodio della Passione di Pietro, che appunto è un po' leggendario, però ripeto, a Roma c'è una chiesetta sul posto durante la persecuzione di Nerone, mentre tutti i cristiani erano perseguitati, il cristiano ha cercato di salvare San Pietro e gli hanno organizzato in qualche modo una via di fuga, e mentre fuggiva incontra Gesù risorto e lui chiede a Pietro, piede di Gesù, Domine quo vadis, gli avrà detto in greco in realtà o in ebraico, chi lo sa, comunque è rimasta la storia latina, Domine quo vadis, Signore dove vai? E lui risponde: io vado a Roma per essere crocifisso di nuovo. E Gesù va verso Roma, e allora Pietro che torna indietro e segue Gesù e viene arrestato, e secondo il racconto tradizionale, una volta che Pietro fu arrestato, si placò la persecuzione contro i cristiani. Così una delle leggende, poi ci sono tante versioni un po' diverse, ma adesso. Però l'importante è notare come la stessa domanda, no? E soprattutto nella tradizione della Chiesa, l'interpretazione di questo: mi seguirai più tardi. Pietro segue più tardi Gesù. Tanti anni dopo, quando nel 68 d.C. c'è la persecuzione a Roma, e lui stesso percorre la via insanguinata del martirio e, unito, morendo della croce del suo Signore, e lui stesso dice: non sono degno di morire come mio Signore, perché l'ho rinnegato, appunto, col giudizio testa in giù, muore dando la vita per Gesù. Questo è un episodio abbastanza noto, ma che chiaramente è collegato a questo brano, a questa domanda. E però,
appunto Pietro invece dice: no, Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Ancora, come in tutti, come nei sinottici, Pietro si dimostra pronto, voglioso, desideroso di dare la vita per Gesù, di difendere Gesù, morirò con te. È interessante notare che nell'espressione giovannea si utilizzano le stesse parole che Gesù usa, animam, lo dico in latino che è più facile da capire, animam meam pro te ponam, darò la mia vita, la mia anima per te. È lo stesso riferimento a Giovanni 10, quando dice: il buon pastore ponit animam suam, letteralmente dà la sua vita. Però l'espressione non è identica ai sinottici, ma in questo caso è la stessa espressione di Gesù quando dice: il buon pastore che dà la vita. Quindi le stesse espressioni, il tizen, il tempsuchem. Quindi questo porre, questo deporre la vita, già facevo notare prima, no? Parallelo a deporre i vestiti durante la lavanda dei piedi. E quindi Gesù: tu darai la mia vita per me? In verità io ti dico, non canterà il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Come c'è anche in tutti i tre sinottici, così anche in Giovanni troviamo il preannuncio del rinnegamento di Pietro. E su questo ci fermiamo qui oggi, direi, perché dopo comincia il capitolo 14. E però è importante ancora notare una cosa, che Gesù quindi troviamo in Giovanni gli stessi elementi che troviamo anche negli sinottici, però, se si può dire, forse con una drammaticità minore, nel senso che questo preannuncio poi verrà ripreso anche in Giovanni, si racconta del canto del gallo, eccetera, eccetera, durante la passione, però quando nella passione si racconta di Giovanni che nega di conoscere Gesù, non troviamo il riferimento al pianto. Egli lo negò, non lo solo, non c'è. Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Giovanni non mette nessun riferimento al pianto di Pietro. Ed è interessante, no? Perché semplicemente a Giovanni interessa mostrare come la profezia di Gesù si è realizzata. Giovanni ha un'attenzione focalizzata tutta sulla figura di Gesù. In qualche modo, diciamo che racconta la passione di più dal punto di vista di Cristo, mentre gli altri sinottici hanno uno sguardo più attento anche, in particolare Marco e anche Matteo, insomma, a Pietro. Del resto viene ricordare che, secondo la tradizione, Marco sarebbe stato il traduttore di Pietro, no? Quindi il focus su Pietro che c'è in Marco è anche solo Marco che ricorda: prima che il gallo canti due volte mi aveva rinnegato tre volte. Solo in Marco c'è quel dettaglio lì, e sembra un dettaglio proprio originale, no? Prezioso, che dipende dalla vera testimonianza di Pietro, dall'altissima verba di Gesù, mentre in Giovanni c'è il riferimento, viene poi ripreso nella passione, ma è più importante sottolineare per Giovanni la parola vera di Gesù. Gesù ha preannunciato una cosa e infatti è andata così. Ulteriore conferma, ancora una volta, della autorevolezza divina del Signore Gesù. Non gli interessa di più aggiungere, perché tutto il focus è su Gesù, non tanto su quello che sono i sentimenti dei discepoli. Così mi pare che si possa dire. E niente, quindi questa scena si chiude ancora con il preannuncio, e in qualche modo già qui vi è una specie di conclusione per certi versi. Eppure in realtà non c'è più nessuna reazione, comincia il capitolo 14, non si è turbato il vostro cuore. Quindi in realtà cambia un po' la scena, lo leggeremo la prossima volta, ma vi è già un po' un cambiamento di scena. È uno di quei passaggi in cui si nota, come dicevamo prima, un passaggio di tono.
anche se certamente vi è una qualche coerenza, perché non si è turbato il vostro cuore, c'è un riferimento al turbamento che certamente è scaturito dall'uscita di Giuda e dal preannuncio del rinnegamento di Pietro. Gesù non si è turbato il vostro cuore, ma lo vedremo la prossima volta. E qui in questo capitolo 14, come vedremo, questo tema dell'andare via, dell'andare, torna, ma è il discorso che affronteremo la prossima volta. Quindi, in conclusione, fermandoci adesso, facendo un ulteriore passo di riflessione e di meditazione, potremmo anche chiederci un'altra cosa, oltre a una domanda sull'amore, amatevi gli uni gli altri, ecco, c'è questo tema dell'andare che ritorna più volte in questi versi e che ci interpella sulla nostra volontà di seguire il Signore. Gesù va, mi seguirai più tardi. E allora, quanto siamo disposti a seguire Gesù sulla sua via, che è via di croce? Questa è la domanda, quelle belle grosse, no? Perché molto spesso, quando ci capita qualcosa di duro, di aspro, dopo uno la prende col Padre Eterno e poi là. Invece Gesù ci chiede di seguirlo sulla via aspra e forte, ma giusta, della croce. E poi c'è ancora tutto il tema della glorificazione, che è nei primi versetti, e qui appunto il tema del dare gloria a Dio, del glorificare Dio. Gesù glorifica il Padre con la sua obbedienza, percorrendo la via della croce e affidandosi totalmente, e il Padre lo glorifica, perché Gesù lascia che sia il Padre a curare i suoi interessi. Molto spesso gli uomini cercano la propria gloria. Gesù lo dice ai giudei, no? Vi è chi cerca la propria gloria e giudica. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, ma non lo conoscete. Io lo conosco. Ecco, allora, qui potremmo fare tante riflessioni sull'aspetto del cercare la propria gloria oppure del dare gloria a Dio con la propria vita. Non è un caso che Sant'Ignazio, no? Ad maiorem Dei gloria, il proposito di fare ogni cosa per la maggior gloria di Dio. È un proposito importante, perché vuol dire non cercare i propri interessi, ma fare ciò che ci è chiesto con somma libertà, senza cercare se stessi. Quando si cerca se stessi, si trova niente e si trova alla via della rovina. C'è un episodio famoso, citato nella pratica di amare Gesù Cristo, il grande Sant'Alfonso, che raccontava lui di un frate dei suoi tempi, del Settecento, che aveva avuto l'onore dal Papa di essere chiamato lui fianco a una sedersi fianco al Papa, insomma, no? In un'occasione, e lui dice che un suo confratello, quando era tornato tutto orgoglioso, pieno di superbia, dove sei andato? Che sei andato angelo e sei tornato demonio, perché se l'ha fatto superbo, perché ha avuto questo onore. E infatti poi chiosa Sant'Alfonso, infatti quel frate finì molto male, perché poi abbandonò la religione, quindi si spretò, diciamo, e addirittura finì in galera per aver ammazzato la persona, e poi morto di morte violenta. Una roba, una storia tristissima, e c'è tutto nato da una superbia, dalla superbia. Ecco, invece Gesù che lascia che sia il Padre a glorificarlo, Gesù che non cerca il suo interesse, Gesù che non fugge, Gesù che si affida al Padre, Gesù che si consegna totalmente. Ed è anche, se ci pensate, il percorso di vita dei martiri. I martiri che hanno preferito morire per Gesù e affidare la loro vita al Signore e non cercare la propria gloria. Molto spesso i persecutori hanno proposto gloria, ricchezza, eccetera, ma no, fedeltà al Signore. E questo è un grande insegnamento. Il Figlio dell'uomo è stato glorificato, Dio è stato glorificato in lui. E i martiri, glorificati nel loro dare la vita, hanno glorificato Dio. E la loro testimonianza parla ancora oggi, la Chiesa li ha glorificati.
invece coloro che hanno voluto glorificare se stessi si sono persi, tradendo, passando dalla parte del nemico, eccetera. E allora affidare a Dio la propria vita, affidare a Dio l'esito della propria vita, metterla nelle mani di Dio e desiderare solo di dare gloria al Signore. Sembra un proposito importante, anche un esame di coscienza, quanto sono disposto a consegnarmi, a lasciare che sia Dio a glorificarmi, a quanto cerco la gloria di Dio e non la mia gloria. Questa è una domanda su cui magari lasciamo un po' spazio di dialogo, stacco la trasmissione, ma ne parliamo liberamente adesso insieme.